Ciao a tutti e bentornati sul mio canale! Sono a casa. È da un bel po' che non pubblico un video. Um, questo è perché um, sono stato molto molto impegnato di recente, um, da, dall'inizio dell'anno, sia per um, lavoro che per piacere. No, dico che... intendo dire <ride> Che sono stato molto impegnato per colpa del lavoro ma anche per um, piacere perché lotto. e eh, forse dovrei iniziare dall'inizio perché um, non mi ricordo il giorno, forse era il 5 o 6 di gennaio, dove ho registrato un video che volevo pubblicare tipo qualche giorno dopo, ma poi alla fine, ovviamente, non sono riuscito a farlo. Comunque, adesso, oggi è. che giorno è. Ah, è la prima 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 di marzo um, e credo che questo video uscirà domani secondo sabato marzo perché sì non, non dovrebbe essere un video troppo difficile da montare comunque um, sì di... finora 2024 è un anno molto molto um, occupato per me ma e sta andando abbastanza bene direi Sto avendo un po' di problemi con la mia salute, ma questa non è, non è, una, non è una cosa nuova. Sta accadendo il terremoto per la TV. Comunque, um, l'8 um, di gennaio sono andato in Messico e ci sono, ci sono rimasto per 22 giorni. E, um, ci sono andato per piacere, per vacanza, per viaggiare. E mi sono divertito un sacchissimo, ah, proprio un sacchissimo. Ho registrato qualche video lì, quindi tra, magari tra poco, non so, ma nel futuro <ride> usciranno qualche, alcuni video di questo viaggio. Um, ma è stato veramente una via un viaggio molto meraviglioso ho incontrato tanta gente fantastica incredibile altri viaggiatori um, dal mondo ma anche tante, um, tante persone messicane um, è proprio un paese bellissimo con una cucina buonissima Uh, mi sono innamorato un po' della cucina uh, messicana ma ovviamente uh, il mio cuore appartiene sempre alla cucina uh, italiana e sì è un peccato che almeno qua negli Stati Uniti um, i giornali qua la media qua um, dipingono o forse danno una, una reputazione molto brutta al Messico e secondo me non, uh, non vale niente, è veramente un peccato. Ovviamente ci sono dei, delle cose negative, dei lati negativi um, del Messico, come qualsiasi paese, ma decisamente è un posto molto bello, meraviglioso, gente molto simpatica, gentile, un popolo molto gentile, simpatico, non so se va, me, vada meglio gente o popolo in questo contesto, ma sì, avete capito. E, sono tornato a casa dopo questo viaggio per quattro giorni e poi sono partito di nuovo uh, per, uh, per lavorare questa volta, quella volta per andare in tour di nuovo con Andrea Bocelli. Um, come al solito, il mio terzo giro con lui e con, la, con loro, tipo la, la famiglia lavorativa che c'è lì. E, um, e anche ad aprile um, uscirà. Uscirò di nuovo con loro, e magari anche a maggio andrò in tour con zucchero ma vedremo. Comunque, um, sì, uh, sono entrato da questo tour il 24 febbraio, mm. e sì, quindi sono stato molto fino ora, quest'anno sono molto impegnato, molto occupato. Quindi, voglio fare quei um, alcuni video, ma purtroppo non sono riuscito a farli. Quindi, scusatemi, però, mm. sembra che adesso che c'è più tempo libero. Um, sarò in grado di pubblicare più video perché voglio fare più video um, ovviamente sì comunque oggi volevo fare il pane con la mia macchinetta per fare la, il pane comunque ho imparato una cosa che io gli evitò uh, scade ovviamente ha senso perché è una cosa che sta vivendo quindi il pane è molto triste molto basso corto non dovrebbe essere così basso quindi è un grande fallimento un altro fallimento nella vita di me uh, ma mancano ancora 42 minuti semplicemente sarà come una roccia una pietra lo vedremo e ci sta alla fine um, sì quindi e volevo anche farvi vedere un'altra cosa perché sto perdendo i capelli diciamo ho una condizione non so esattamente come qua credo che si veda um, si sì, c'è anche un posto qua sì. Ma soprattutto qua c'è anche un posto sulla coscia, um, sulla gamba comunque uh, si chiama alopescia uh, ieri sono andato dal door dermatologo è una condizione che ho da quasi un anno ma negli ultimi scorsi due mesi direi um, è peggiorato uh, un po tanto e direi, vero, direi vero non me ne frega tanto se rimane così, ovviamente non voglio uh, perdere i capelli e, e diventare calvo, ma se rimane così, ci sta e la vita forse mi dà un po' di carattere, mi rende ancora un po' diverso. Um, ma credo che sia colpa della mia malattia di Crohn. Uh, non so se vi ho mai parlato di questo, ma ho la malattia di Crohn, praticamente è infiammazione cronica dell'intestino, e fortunatamente la mia condizione non è troppo uh, severa perché potrebbe essere molto peggio e severa, però mi dà fastidio, non mi, per, non mi permette di vivere la vita che voglio vivere e questo mi rende un po' triste, un po' deluso, nel senso che devo sempre gestire gli appuntamenti con, con i medici, devo sempre tenere in mente il tipo di medicine che devo prendere, e che forse devo essere a casa per ricevere questa medicina ogni sei uh, settimane. E questo anche è anche uno dei uh, problemi che sto avendo nell'ultimo um, da un mese, però adesso mi sembra di uh, star uh, migliorando, quindi fortunatamente questo è così. Credo che volevo lamentarmi un po' di questa cosa e forse volevo anche arrivare al punto in cui è difficile vivere la vita che voglio proprio vivere, sia per la condizione, ma anche il problema più grande è che la, il sistema sanitario qua negli Stati Uniti non mi permette di vivere la vita che voglio vivere, perché devo sempre tenere in mente che devo lavorare una certa cifra per guadagnare, una certa cifra per pagare per l'assicurazione, che alla fine l'assicurazione di la quale pago 600 dollari al mese e solo per darmi uno sconto alla fine. Ad esempio, sono andato ieri dal dermatologo, dovevo pagare 60 dollari questa è dopo l'assicurazione se non avessi avuto l'assicurazione avrei dovuto pagare non lo so qualche cento centinaia di dollari quindi alla fine l'assicurazione in America è solo per dare un, uno sconto potrei pagare di più per l'assicurazione tipo per, per e così non dovrei pagare così tanto magari tipo 30 dollari per andare dal dermatologo 20 dollari ma ogni mese Um, dovrei pagare o forse avrei dovuto pagare. Dovrei pagare? Vabbè, avete capito. 800-900 dollari al mese. Quindi il sistema qua è completamente rotto. È, è sbagliato, è orribile. La vita che voglio vivere è una vita più spontanea. spontanea. Voglio viaggiare di più, forse lavorare volontariamente, all'estero, non lo so. Non so esattamente cosa voglio fare, ma non voglio essere costretto a rimanere vicino a casa per colpa dell'assicurazione, della salute, eccetera. È tutto tipo collegato e so che non sono l'unica persona che si, si sente in questo modo ah, negli Stati Uniti, ci sono tanti americani che sono nella stessa barca come me. Comunque in questo video solo sì, forse un po' di un aggiornamento, pubblicherò più video decisamente... Cres sì, questo sì, sì, voglio non voglio parlare di più oggi di a voi, scusa. <ride> Comunque sì, <ride> grazie per aver guardato questo video, ci vediamo al prossimo, magari non tra tanto. e um, Sì, a presto, ciao!